Sì, cazzo, Terraria. Ciao a tutti ragazzi, sono Gimet e bentornati su Terraria. Do il bentornato anche a me stesso perché era da tanto che non aprivo questo mondo. Quindi dobbiamo recuperare tutte le cose che non ho fatto in questi giorni perché non ho avuto tempo e fare anche delle cose abbastanza fighe, cose nuove. Prima che mi dimentichi, sigla. Ok ragazzi, ci troviamo dal Die Trader, quindi ora diamogli le Strange Plant, che sono 5, 4 arancioni e una verde. Speriamo che ci dia dei die abbastanza decenti. Allora, ci ha dato Acid Die, non ricordo se ce li avevamo già, però andiamo avanti. Reflective Silver 2 volte, Acid un'altra volta, Reflective Gold non lo so, quindi andiamo a controllare. Questo scemo mi sta dando cose doppie e mi sta facendo davvero arrabbiare, tra un po' lo uccido. Dove ce li ho i die? Ah, è vero che ce l'avevo quassù. Raga, non ho neanche costruito casettine nuove, questo non va bene perché altrimenti non spawnano altri NPC. No, non ci credo. 3 volte me l'ha dato questo. Questo è nuovo e va benissimo. Reflective Silver. Vediamo come sta. Non è malaccio, però preferisco sempre il Glowing Mushroom che fa la sua sporca figura. E beh. Poi vabbè abbiamo l'acid die che ormai ne abbiamo 15 raga, ne abbiamo 15, ma che cazzo, va bene dai non fa niente. Comunque ho l'inventario abbastanza sporco ma non ho voglia di pulirlo, quindi è così che si gioca a Terraria ragazzi, tutto in disordine, mi raccomando sempre così. Ragazzi però ora devo dirvi una cosa davvero molto molto divertente, per voi, non per me, cioè io... Davvero, sono dispiaciuto per me stesso. Fino a qualche giorno fa ero straconvinto, cioè con il cuore, capite ragazzi, che potevo craftarmi una molten armor, quindi un'armatura melee. Ho farmato minerale, ho farmato ossidiana. E poco dopo mi rendo conto che sto facendo un cazzo di summoner playthrough. Cioè, io sono andato a farmare materiale per farmi un'armatura melee che poi non posso utilizzare perché sono summoner. È così che si gioca a Terraria, cazzo, raga. Dovete imparare da me. Dovete imparare. Voglio morire. Comunque, ragazzi, direi di andare a conservare questa Hellstone. Magari mi potrà servire più avanti. Non si sa mai. Magari per un'armatura summoner che richiede altri materiali. Quindi preferisco prima controllare. E poi, se proprio non mi servono a niente, le posso anche vendere. Oggi andremo a battere un boss molto particolare. E che non ho mai affrontato. Non ricordo il nome, ma credo sia una roba tipo Giant Jellyfish. In poche parole, è una medusa di gigante che si deve affrontare nell'oceano, che qui non c'è. Nell'oceano. La battaglia avviene fuori dall'acqua ed è una medusa volante, in poche parole. Non so quanto sia forte, non so se sono abbastanza preparato, ma ci andiamo YOLO. Quindi ora craftiamo l'oggetto per evocarla, che si fa con... 6 aquatic bar, una starfish e una seashell. Per craftarlo abbiamo bisogno di un demon altar, ovviamente. Io, ragazzi, vi giuro che prima me ne stavo dimenticando, stavo andando verso l'anvil, ma l'ho tagliato questo pezzo, no? Perché ho già fatto una figura di merda. Se ne faccio un'altra, andiamo sempre più male e non va bene. Quindi, andiamo verso un demon altar che lo troviamo... Sì, eccolo qui, il più vicino è nella corruzione, quindi credo che dobbiamo per forza andare lì. E forse è meglio che mi pulisco an anche l'inventario, altrimenti non ci capisco più niente. Ok ragazzi, ci siamo. Mi sono dimenticato di dirvi che questa battaglia si può svolgere solamente durante il giorno, quindi dovremo aspettare, ma neanche tanto perché dobbiamo ancora costruire l'arena e prendere le pozioni. Allora, ci prendiamo 2 Iron Skin, 2 Swiftness, dobbiamo craftarci 2 Regen. Ovviamente le pozioni base le prendo sempre. Non so se la Heartreach è sprecata. Non lo so, ragazzi. Io ho paura che mi frega. Non so come sia questo boss. Non l'ho mai affrontato. Ovviamente il Pad Thai è obbligatorio. Cosa possiamo prendere ancora? Allora, una Rage ci sta. Perché gli Emopiragna li possiamo pescare quasi sempre. Ah beh, la Heartreach possiamo... craftarla, è vero, con i Crimson Tigerfish, quindi dai, ci sta, va benissimo, la possiamo prendere. Beh, raga, direi che va benissimo anche così. Spero che questo boss non sia troppo forte.
Oh, magari potrei sbagliarmi. Magari è proprio una mezza sega come l'Eye of Cthulhu e ciao. Mi stavo addirittura dimenticando i campfire, cosa essenziale. Dovrei in teoria metterci anche il miele, dovrei metterci girasoli, ma non ne ho voglia, raga. Vi giuro che non ne ho voglia. Prendendoci questo legno, non ne avevo, ok? E ora possiamo andare. Ovviamente prima passiamo dalla Crimson, così craftiamo il nostro richiamo. E possiamo anche cominciare a costruire l'arena. Spero che non sia una battaglia troppo lunga, altrimenti credo che non mi basti il giorno. Ragazzi, guardate che bella sorpresa. Mi ero completamente dimenticato di questa Heart Lantern, quindi la prendiamo. Prendiamoci anche questi girasoli. Vabbè, che non ci servono perché tanto probabilmente non abbiamo semi. Infatti, non abbiamo semi, quindi ciao. Andiamo a craftare il richiamo. Eccolo qui. Ragazzi, sono tornato un attimo a casa perché mi sono accorto che lo Shield of Cthulhu è senza Reforge, quindi possiamo anche farlo, tanto non costa niente, 50 silver è proprio pochissimo. È uscito Warding, quindi più 2 difesa, ma noi lo vogliamo Warding, che è più 4, quindi esci per favore. Eccolo qui, raga. Appena in tempo, stavo per finire i soldi e va benissimo perché abbiamo la difesa a 33. Vediamo se c'è qualcos'altro. Beh, questi non ne vale la pena. Questi tanto li uniremo ad altre robe e beh, basta. Non c'è altro, non c'è altro, raga. Possiamo andare e dobbiamo assolutamente correre. Ok, ragazzi, ci siamo. Dobbiamo fare proprio velocissimo perché altrimenti non ci rimane tempo. Togliamo questi blocchi che sono solo di intralcio. Ora piazziamo il platform in questo modo. Crafto i campfire, che ne dovrebbero bastare anche 5. Il resto lo uso per fare altre platform, dato che le ho finite. Fantastico, non mi sono portato abbastanza materiale. C'è già un bellissimo squalo qua sotto che mi sta aspettando, però vabbè, lasciamolo lì. Comunque, possiamo evocare il boss, quindi pozioni. E arriva il boss. Oddio. Eccolo qui. Ok. Quanta vita ha? Ne ha 6600. Credo sia abbastanza avanzato. Vediamo un po' come si comporta. Più o meno conosco già le sue fasi, dato che l'avevo già visto nei video di Happy. Se non sbaglio, dopo gli spuntano dei tentacoli orribili. E ora caga queste meduse a caso. Comunque sembra abbastanza tranquillo in questa fase. E questa. È spuntata una medusa dorata. Spero che non sia troppo pericolosa. Ok, è a 5000 di vita. Vediamo un po' come si comporta. Raga, la situazione è strana. C'è un po' di roba. Oddio, era una bolla. Vabbè che mi ha fatto uno di danno, però potrebbe essere pericolosa in quanto può bloccarmi e buttarmi contro il boss. Non va bene. Quindi usiamo un po' le nostre skill. Da terrariano figo che non ho. Ah, cavolo, è veloce, è agile. Ah, avevo anche una pozione per camminare sull'acqua e non me ne sono accorto. Fantastico, quindi ora posso switchare e camminare anche sull'acqua. Fantastico. Dai, su minion, ce la potete fare. Vediamo un po', è a 3800 di vita. Oh, e questa. Quella era una bolla gigante. Oddio. Ok, raga, la battaglia si sta facendo davvero interessante. Mi sta piacendo. Vediamo un po'. Oddio. L'ho schivata per un pelo. Eccola qui. Che bella che è. Però non mi posso far distrarre dalle sue bolle perché sono belle quanto pericolose, probabilmente. Non sta andando affatto male. Oddio! Oddio! Ho capito cosa fa quella bolla. Ed è meglio non toccarla più. Raga, è meglio non toccarla più. Comunque, non so se ve ne siete accorti, ma ho dimenticato la pozione per evocare 3 minion alla volta. Quindi la summoning potion.
Ed è stato un grave errore. Madonna, cosa sei? Cosa sei? Cosa stai diventando? Madonna, cosa è? Via, mi ha inflitto anche un debuff, fantastico. Oddio, oddio. Che cosa stai diventando? Via. Raga, è bellissimo. Oddio, non devo beccare quella bolla. No, raga, oddio, è una figata questo boss. È una figata. Madonna, fa un botto di danno quella bolla. Non posso toccarla. Ok raga, 1500 se non sbaglio, non ho letto bene. Ok. La tecnica che sto usando è molto semplice, vado al lato, aspetto un po' di tempo, spara la bolla, vado verso l'alto e la bolla va a quel paese. Però vedo che sta aumentando anche il fire rate di questa sorta di bolla pericolosa. Mio Dio! Sì, ne sta sparando molte di più e io non posso neanche spaccarle purtroppo. Oddio. Ha un esercito di meduse ai suoi piedi. Ora è la padrona. Fantastico, mi faccio prendere pure da queste stupide bolle. Bellissimo. No, raga, questo boss è davvero fighissimo. E piano piano però mi sta facendo tanto danno e non va bene. Dai. Oddio. Oddio, raga. Situazione pericolosa. Situazione davvero pericolosa. Situazione pericolosa. Quanta vita hai? Dai, muori. Ok, devo evitarle. E invece no, io ci vado addosso. Fantastico, raga, sto morendo. Sono ufficialmente morto. Quanta vita hai? Muori, cavolo, muori! 500 di vita, dai, muori! Porca miseria! Raga, sto facendo il possibile, però è davvero difficilissimo! Dov'è il boss? Eccola qui. Sei... Oddio, raga, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio. Wow. Ragazzi, è diventata molto, molto pericolosa all'ultimo. Come avete visto, sono dovuto scappare. Per non farmi beccare neanche da una di quelle bolle, perché mi avrebbe shottato. Avevo 20 punti vita. Un cuore e mezzo. Oh. E comunque ragazzi, prendiamoci il nostro bottino perché ce lo siamo strameritato. 3, 2, 1, boom. Abbiamo No. No, è un genio che ha inventato questa roba. Che figata! Sono dei glow stick infiniti. È bellissimo, raga, è bellissimo. Ok, è diventato il mio oggetto preferito di questa mod. Basta. Bellissimo. Poi abbiamo questo Sea Breeze Pendant. È abbastanza interessante questo oggetto. Ci aiuta quando siamo dentro l'acqua, quindi lo conserviamo. Poi abbiamo una Jelly Ball, che è l'imitazione di quella che droppa Plantera. Ovviamente non possiamo utilizzarla perché siamo in summoner. E comunque ragazzi, questo Queen's Glow Stick
è bellissimo. Comunque ragazzi, possiamo terminare qui il video. Nel prossimo episodio molto probabilmente affronteremo il Wall of Flesh, quindi dobbiamo prepararci abbastanza bene. Controllerò se ci sono altre armature summoner che potrebbero aiutarci. E comunque spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un like e commentate. Dacci mette tutto, ci vediamo al prossimo video. E ciao a tutti.